Ciao a tutti, bentornati sul canale. Allora, come state? Cosa fate di bello in questa settimana? Come avete passato il weekend? Io sono andata sabato a festeggiare il compleanno di un'amica Claudia, che ormai è sempre presente, nominata nei miei video. E siamo andate a mangiare fuori, ci siamo trovate molto bene, abbiamo passato una bellissima giornata. E niente, allora, di cosa parliamo oggi? Progetti finiti non ne ho tanti da farvi vedere perché purtroppo sono un po' in alto mare, nel senso che ho avuto delle prenotazioni. Scusate, abbasso la luce perché è molto sparata. Ok, perfetto, se no stavo perdendo veramente gli occhi. Come dicevo, ho avuto delle prenotazioni, quindi ho lavorato più per gli altri che per me. Ho qualche lavoretto finito che andrò a consegnare tra circa un'oretta, quindi vi faccio vedere quelli, ma poi di altri progetti finiti non ne ho molti, anzi non ne ho proprio in realtà, perché appunto se ho degli ordini smaltisco quelli piuttosto che mettermi a fare altre cose. Quindi partiamo proprio dai progetti finiti, così dopo rifaccio la busta e la vado a consegnare. C'è un profumatore, stavolta tutto nei toni dell'azzurro, che devo dire mi aspettavo venisse peggio perché effettivamente non c'è molto contrasto tra un azzurro e l'altro. Questi sono due azzurri totalmente, sono molto simili. Questo è un pelo più scuro, questo è un pochino più acceso, però sono abbastanza uguali. In realtà poi messi insieme non stanno male, c'è il contrasto di colore comunque tenue, ma c'è. E quindi questo è uno. E poi mi hanno ordinato questo cappellino modello a pescatore con tutti i suoi aumenti sotto per fare la balzina. Io non avevo mai fatto cappellini. Sapevo a malapena da dove si partiva, ci ho provato, ho fatto due o tre prove, poi devo dire mi è riuscito abbastanza bene, ho già mandato le foto, la cliente è soddisfatta, quindi sono soddisfatta anch'io, per quanto io non usi cappelli e quindi per l'appunto non usandoli non li faccio di solito, ma devo dire è rimasta molto contenta, quindi questi sono gli unici progetti che io ho finiti ad oggi. Progetti in corso, ho una maglietta, cioè io sto ancora con la felpa ma sto già lavorando il cotone, c'è ancora tutti i fili da fermare e questa la sto lavorando con il filato di soia, il Baby Soft, metà cotone, metà soia, che è, devo dire, molto molto bello da lavorare, rimane molto morbido, per quanto io sia partita con l'uncinetto del 3,75 e adesso sia passata prima al 4 e poi al 4 e mezzo e rimane bello morbido, ha delle sfumature molto belle secondo me, perché a parte vabbè questi sono un po' i miei colori come si può vedere e per l'appunto ha questa sfumatura molto delicata che si sposa bene secondo me con questo tipo di lavorazione perché è una lavorazione semplice, quindi dà valore alla sfumatura. E poi con il Natural Cotton di Isyarn che vi avevo fatto vedere nell'unboxing, sto tentando di fare una gonna a palloncino che è veramente ampia perché comunque poi ci dovrò mettere gli elastici e stringerla in modo da dargli ancora di più il taglio a palloncino. È molto colorata, cosa che di solito a me non mi appartiene più di tanto. Ma per l'estate ho voluto fare una cosa un pochino più allegra perché d'estate io non uso tanto il nero e avevo questa cake, lo spessore del filato era giusto per fare questo tipo di lavorazione perché comunque la gonna a palloncino va fatta un po' sostenuta, altrimenti crolla, cioè deve avere una struttura un po' strutturata. Quindi un filato abbastanza spesso da lavorare con un uncinetto un pochino più piccolo. Infatti questo si lavorerebbe bene 4,5-5, io sto usando il 4 perché già io ho la mano molto stretta, se stringevo ancora mi veniva una stuoia, non mi veniva una gonna. Cioè quella veramente poi si reggeva in piedi da sola. E quindi ho preferito
fare questo tipo di scelta di un uncinetto un po' piccolo per la mia mano, poi con tutta una serie di aumenti si va aumentando, per l'appunto questa è grande, cioè per me è grandina, perché comunque io ho la vita abbastanza stretta, però poi ci metterò gli elastici e tirerò in modo che farò credo 3 file di elastici. E per l'appunto l'andrò a stringere fino ad arrivare alla mia misura, in modo che la vita risulti stretta e poi faccia proprio il palloncino. E vediamo come verrà. Questo è il primo gomitolo, ne ho ancora così, e in più ne ho un altro uguale. Sono 400 grammi in tutto per 860 metri, quindi diciamo che il metraggio c'è per fare una gonna, poi non la voglio lunga, quindi anche se io ho le gambe veramente molto molto lunghe, devo dire che potremmo arrivare tranquillamente al ginocchio. E basta, progetti di uncinetto e maglia, basta. Ho sempre il Bactus di Max fermo là, poi quello lo riprenderemo. Poi ieri sera mi sono messa a fare, però è tutto a pezzi, non so neanche se si capisce. Adesso ci proviamo. Un portacialde, adesso questa cosa sembra la cassetta della posta. Un portacialde in gomma Eva. Questo in realtà è cartone rivestito per dargli più sostegno. E ho fatto tutti i pezzi, dopo lo devo assemblare e vedere cosa salta fuori, fondamentalmente perché non ne ho mai fatto questo tipo di lavori. E verrà appunto il portacialde del caffè, portacialde, portacapsule, quello che uno vuole, con attaccato il suo portabicchierini, portazucchero e portacucchiaini. Quindi, se mi riesce, questo è una cosa. E basta, progetti finiti, ne ho veramente, veramente pochi, perché appunto poi questa settimana sono stata sempre fuori. Ho fatto un sacco di acquisti da Tiger, però tutta cancelleria per fare appunto le Midori. Mi sto facendo un'agenda che non è però la Midori che dovevo già rifare, quella la rifarò con calma. È un'agendina, aspettate che la prendo. È un'agenda che non nasce come agenda in realtà, perché è questa qua. C'era la collezione delle ciliegie da Tiger, che per quanto io detesti il rosa, però le ciliegie mi piacciono molto. E quindi poi era un quaderno ad anelli, molto semplicemente. Io ci ho fatto la mia dashboard con tutti i post-it, quindi è una dashboard comunque funzionale. Qui ci ho messo una bustina per tenermi dentro gli sticker o i biglietti da visita, e qui ci ho messo post-it, due sticker, altri post-it, e poi c'è tutta la mia wishlist dei libri, degli acquisti, progetti in corso. Qui devo finire i separatori per fare il mese di maggio, e da qui inizia tutto il mese di maggio con tutti le mie cose scritte, le spese mensili, che maggio appena iniziato, ho già riempito il post-it, ma vabbè, e quindi i libri letti nel mese e basta, poi le cose vendute, gli ordini, sì, insomma. L'ho strutturata un po' così, qui inizia giugno, dovrò fare tutti i vari divisori perché sto aspettando del materiale da AliExpress. Ho preso da AliExpress dei... scusate, ma l'allergia mi sta uccidendo. Dei post-it, scusate, dei washi tape, che altro non sono che questi nastri. Scotch, diciamo, sono scotch di carta, tutti decorati. Questo è tema Van Gogh, e infatti in maggio c'è il tema Van Gogh con il nastro della notte stellata e le magnolie. Aiuto, non mi ricordo più. Le magnolie, mi sembra, o i mandorli. Comunque, questo è un altro quadro di Van Gogh, e per l'appunto
Maggio è stato fatto così, a giugno sono state messe le margherite, le righe. Luglio ho messo i fiori di pesco e gli acchiappasogni. Quindi ho fatto due per mese perché comunque, e questi mi servono sia per rinforzare i fogli, siccome io sull'agenda ci scrivo abbastanza, anzi parecchio, mi servono sia per rinforzare i fogli dove ci sono i buchi in modo che non si strappino, sia appunto per delimitare. Poi a me i fogli bianchi non piacciono, quindi avendo tempo mi piace anche quando mi voglio rilassare senza dover stare a pensare a punti, contare, fare e tutto quanto. Mi metto qui, decoro due o tre fogli alla volta e mi passo un pochino il tempo. Ho una marea di sticker, di bustine e di cancelleria da, non da smaltire, perché non è necessariamente da smaltire, ma da usare prima di fare altri acquisti, quindi un pochino di sticker, di post-it, li sto sfruttando qui. Questi li ho presi sempre da Tiger con le ciliegie, e la dashboard che ho fatto l'ho fatta con un cartoncino di quelli che avevo preso di Mi tienda d'arte, quelli che avevamo visto l'altra volta. La Midori che avevo fatto vedere lo scorso video è stata consegnata, la persona che l'ha ricevuta è stata contenta. Subito dopo questo video vi caricherò o in coda questo o come video successivo, ma proprio subito subito dopo vi caricherò il video della Midori finita, perché mi era stato richiesto di vederla anche dentro, e quindi vi caricherò il video e basta. È un podcast corto questo, perché poi non sto facendo molto. Questa settimana appunto sono stata sempre fuori perché con la bella stagione abbiamo preferito un po' girare finché ce lo concedono con la zona gialla e il tempo concede. Abbiamo preferito andare in giro piuttosto che chiuderci in casa, e quindi non ho lavorato molto, sinceramente. Però qualcosina sta nascendo piano piano. Poi appunto mi stanno ordinando fortunatamente un sacco di profumatori. Poi ieri mattina volevo lavorare un po', ma poi mi hanno dato da lavorare seriamente, nel senso che io non nasco con l'uncinetto in mano, ma nasco parrucchiera. E nascendo parrucchiera mi sono ritrovata a casa a luglio lo scorso anno. Ieri mattina la vicina mi ha chiesto se le facevo i capelli perché aveva un pranzo. Ci sono andata, almeno insomma qualcosina bisogna inventarsi nella vita, tanto comunque potendo farlo l'ho fatto volentieri, solo che mi ha impegnato un po' la mattinata, diciamo, quindi non sono andata avanti molto perché ho avuto altri impegni, ma questa settimana recupero. E niente, basta. Libri non sono fermi là anche quelli, perché poi appunto stando fuori non mi sono neanche portata da leggere o da fare qualcosa. E niente, quindi appena finisco il portacialde, magari lo metto sul gruppo, no, sul gruppo, sulla pagina di Fili e Sogni Unbrand Made, in modo che lo possiate vedere in foto, perché poi tanto verrà comunque una scatola con questi quattro pannelli grandi. Questi sono i laterali, il davanti e il dietro. Poi davanti verrà comunque, con la scatola tutta chiusa, verrà messo un semicerchio fatto con una di queste strisce, dove si possono prendere appunto le cialdine, e poi queste tutte ripiegate faranno in modo che ci venga il portabicchieri, il portazucchero, il portapalettine. Quindi questo è quanto, nel senso che verranno attaccate sui lati della scatola a semicerchio e verranno inseriti
bicchierini e tutti i vari accessori. Per fare un pochino una cosa salvaspazio per chi non ha l'angolo caffè in casa ma vuole avere comunque tutto in ordine, tutto compatto. Basta. Nient'altro da aggiungere perché appunto i progetti sono pochi e anche non finiti. Bene, detto questo, vi saluto, vi lascio un grosso bacio, un grosso abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!